per generare sufficiente fluido, per generare sufficiente vapore da poter estrarre. Infatti hanno riportato praticamente in produzione parte dei campi geotermici che erano già eseguiti. Con le foglie. Rinientando anche le foglie, che è secondo me una trovata geniale, perché da un punto di vista ambientale non si riduce la pressione del campo geotermico e quindi si protegge le falde superficiali. E i geyser sono tornati in alcuni casi a essere presenti quando erano praticamente stati esauriti dallo sfruttamento geotermico. Due, le città sono ben contente perché non sanno mai dove buttarci l'acqua delle fontine. E d'altronde tutta la parte chimica, no, la parte biologica, batterica, di inquinamento a 100, a 200 gradi. Io una mezza domanda, per favore. Terzo punto, la compagnia elettrica, sono per l'appunto, sono super contenti perché siccome iniettano acqua, diminuiscono i gas condensati e producono il 2% di energia in meno. Quindi diciamo, ci sono delle interazioni serie. No, volevo solo rispondere per la domanda che è relativa alla sismicità e a quella prescrizione che era stata messa. Quella della Lombardia. Esatto, quella Lombardia è, diciamo, io lo dico da amici, è stata una lunghissima battaglia durata anni per arrivare a mettere quelle prescrizioni, e proprio perché è durata anni, nel tempo ci sono state delle variazioni a queste prescrizioni. Ora si arriverà, spero, a una prescrizione unica, ma 2 anni e mezzo fa, quando siamo partiti, io mi sono dovuto confrontare con una posizione che la sismicità indotta non esisteva. Cioè, non esiste, non è scientifica, non c'è la sismicità indotta. Da questo siamo partiti. E quindi è chiaro che... Ma è specifica per della Lombardia o è nazionale? Questa è specifica attualmente solo per i campi di gas. Solo per i campi di gas? Solo per i campi di gas. Quindi per la geotermia no? La geotermia non c'è, ma è ovvio che forse per la geotermia dovrebbe essere ancora più restrittiva, perché lì l'induzione dei terremoti è data proprio dalla reiniezione di acqua che è combinata con l'aumento di pressione e il raffreddamento delle rocce. E quindi c'è anche i terremoti che si verificano, sempre indotti, ma dalla contrazione termica delle rocce. Scusate se vi ho... No, ha risposto. Hai risposto. Scusate, volevo dire una cosa. Hanno messo una centralina di rilevamento... No, io niente, volevo sapere solo qualcosa sul vulcanetto di Fiumicino che è uscito fuori su... a Fiumicino, l'avete sentito? Una decina di... Ah, però un vulcanetto di fango. Sì, ma però che rumore faceva, perché è uscito fuori? È stato indotto. C'è un'area vulcanica, la gente tende a sfondarsi. Quello... No, ma quello è un vulcanetto di fango. Ma è stato indotto quello lì? Ma ci sono anche sto accanto, se c'è il vicino. No, se tu guardi sul sito del Ministero, il vicino è uno dei siti dove vogliono fare geotermia. Ora, questa storia che uscita sui giornali, che è sotto un sottopasso, il cilindro, questo e qua, non mi convincono molto, perché se vai sul sito del Ministero, chiaramente il vicino è uno dei posti che non c'ho le carte. È uno dei posti che loro vogliono fare geotermia. Nella zona dei Colli Albani di Bracciano, la geotermia ad alta Altalpia non potranno mai fare. No, no, che problema se ci sta intorno si trova. No, sempre quella a me. Altro che da noi, insomma, la fanno. Senti, volevo chiedere questa cosa. Hanno fatto una centralina di rilevamento l'Enel, cioè ho visto passare sulla sua montagna. Praticamente dove c'era la casa di Papa Leone, non so se è presente, e salendo quasi verso la cima di Monte Lago, e poi mi ha detto che c'è un'altra aquilaia o cosa del genere, ma questa centralina di rilevamento messa in quella posizione, cioè quasi sopra Monte Lago, cosa rilevano in realtà? L'aria buona. L'aria buona. Non è che hanno una cosa effettiva, quindi chi gli ha dato il permesso, la comunità montana, i sindaci, tutto quanto, dovevano comunque valutare anche il posto dove far mettere all'Enel questa centralina di rilevamento. Perché se comunque la rileva solo l'aria buona, siamo fritti. La domanda che voglio fare io era questa. Non
quando il lago rilevato è molto più forte. Comunque sentire un boato per un 1,9 è abbastanza curioso, perché di solito non dovrebbe essere, se superficiale sì, però allora non sono 10 km. E questo, cioè io non ho la rete, ripeto, per rilevarlo. Allora, la rete che noi abbiamo messo lì, c'è qualche compagnia che ci vuole seguire con l'anello, perché io dico fuori dai denti, costa solo di strumentazione, scavi dei pozzi, perché per poter essere sicuri di non avere rumori, disturbi, si smuove, stanno a 120 metri di profondità, eccetera, solo l'installazione è costata oltre 600.000 euro e costa 150.000 euro l'anno mantenerlo. Cioè sto parlando di questo ordine di grandezza. Purtroppo se uno ha la stazione più vicina a 20 km non vede nulla. Allora, o qualcuno dice è obbligatorio fare delle reti. E ad esempio, come è stato fatto, Eleni, Valdagri, i dati della propria stazione li passa di NGU per fare le localizzazioni. A me non risulta che i dati dell'Enel vadano agli NGU. Una volta ci andavano quelli dell'Arderello a trovare, ma ultimamente non credo che ci sia più nessuno dall'impressione impressione consola che si guarda tutti quei dati. Quindi il problema è che bisognerebbe farle queste cose, il che ovviamente ha un costo. E qua veniamo a una dolente nota, perché io onestamente faccio già abbastanza fatica a pagare lo stipendio per carichi che abbiamo, mentre a fare anche un altro mestiere. No, guarda che il problema è il costo. Allora, su terremoti di qui, in zone di questo tipo, certamente il problema c'è molto con il fondo, no? Di questo tipo, dove il monte fondo è abbastanza basso, che può passare un trattore o qualche macchina, si sta parlando di questo, il monte fondo, con anche stazioni sismiche mobili, come noi abbiamo utilizzato all'epoca. Abbiamo compreso che si può fare ma non lo fanno.